tutta Emilia Romagna. Oggi è una giornata storica per noi perché a livello nazionale in questo momento in tutte le regioni c'è un picchetto, c'è un presidio del Nursing Up per dire no al demansionamento. Noi siamo stanchi di studiare anni in università per essere poi utilizzati per fare il tappabuchi. Quindi facciamo gli OS, gli operatori sociosanitari, facciamo i barilieri, facciamo gli amministrativi, tutto quello che per il quale non veniamo formati in università. Vogliamo dire basta, vogliamo dire noi siamo infermieri e siamo assolutamente a disposizione del cittadino, quindi vogliamo fare attività diretta sul cittadino, cosa che purtroppo in questo momento ancora non ci è permesso perché la politica taglia in modo indiscriminato anche sul nostro lavoro. Questo è un problema che purtroppo da anni troviamo nella nostra regione, l'abbiamo denunciato più volte, tutto parte fondamentalmente dalla carenza di personale. Nonostante Bonaccini e Venturi vadano in giro a proclamare nuove assunzioni, che invece in realtà no. Il più delle volte sono stabilizzazioni, esatto, di contratti precari, ma è naturale, la gente va in pensione e già il personale è all'osso, quindi naturalmente va sostituito, quindi in realtà non c'è tanto personale in più ed è comunque molto poco quello che è stato assunto. Questo cosa si traduce? Si traduce che tutte le professioni sanitarie vengono usate per scopi che non sono quelli alle quali sarebbero deputati, per le quali hanno studiato, e conseguenza finale qual è? Che ci rimette il cittadino, ci rimette il paziente, perché non ha sufficiente personale medico, sufficiente personale infermieristico, soprattutto che è il primo contatto con i pazienti ed è quello soprattutto più vicino ai pazienti. Esatto. Particolar modo ai ricoverati in ospedale, e alla fine per colpa della mala gestione delle risorse, perché in realtà diciamoci la verità, le risorse se si vuole ci sono, ma per colpa della mala gestione delle risorse, per una mera questione di bilancio e di far vedere quanto siamo bravi a far quadrare i conti, ma poi dipende come li spendiamo i soldi, a rimetterci è il paziente e sono le professionalità di questi ragazzi che studiano anni, hanno voglia, capacità, talento per stare vicino ai cittadini, che invece purtroppo vengono sottovalutati e molto spesso sfruttati, come capita in tanti altri casi. No al demansionamento! No al demansionamento! No al demansionamento!